Lui, quando poteva, insomma, nel suo piccolo, ha sempre dato una mano e sono sicura, insomma, che questo gesto sia anche un bel modo per ricordarlo. Lui è scomparso quasi una beffa il giorno della festa del papà. Lui è stato il tuo babbo sicuramente, ma è stato un po' il babbo di tante persone, appunto, alle quali ha dato una mano, più grande o più piccola, ma insomma ha dato un grande esempio. Sì, lui era così, ecco, lui con le persone ci sapeva fare, ci sapeva stare, quando poteva dare una mano la dava e sicuramente in questo anno sono tantissime le persone che sono venute anche a ricordarmelo, che avevano piacere, insomma, di parlare di lui e in qualche modo ringraziarlo anche nel ricordo perché l'aveva in qualche modo aiutate. Maria Rita Franchini ricorda il babbo Piero scomparso ormai un anno fa, proprio il 19 marzo, festa del papà, con un gesto che sicuramente lo rappresenta e che lo renderebbe orgoglioso. Una donazione da parte dell'Ottica Franchini alla Caritas che andrà ad aiutare il pagamento di bollette e utenze di coloro che appartengono alla cosiddetta zona grigia e che contribuirà anche all'apertura del dormitorio Caritas nei mesi di aprile e maggio. Siamo riusciti un po' a prolungare perché appunto la stagione è un po' strana e quindi non è il caso ancora di poter chiudere dato che la primavera sta arrivando in una maniera un po' strana e quindi non è sicuro lasciare la gente ancora fuori, però c'è questa emergenza che va avanti e purtroppo arriviamo sempre a singhiozzo perché si ritaglia di qua di là, ma è una spesa ovviamente il dormitorio perché deve essere ben organizzato e oltre al dormitorio, ecco, c'è un grande aiuto che ci viene dato per sostenere la cosiddetta fascia grigia. Abbiamo tante persone che sono invisibili perché non penseresti che queste persone avessero dei problemi, però ci sono persone che non riescono a pagare le minime utenze per la luce, per un po' di riscaldamento e quindi allora il problema qual è? Che questi devono scegliere fra un pasto decente e riscaldarsi o avere le utenze essenziali. O magari qualcuno anche scegliere ad esempio tra acquistare un farmaco o pagare la bolletta della luce. Anche questo è un grande problema, un po' col nostro ambulatorio, col banco del farmaco che ci sostengono riusciamo a fare questo, a dare una piccola mano, però certamente in quel caso lì abbiamo persone che non prendono un farmaco per poter mangiare. Un gesto che arriva a pochi giorni dalla morte del giovane di 26 anni per arresto cardiaco nei giardini del Porcinai, una vicenda che ha scosso molto le coscienze. Questo ragazzo, ovviamente la morte è stato un arresto cardiaco, però ecco, è un po' morto, diciamo, nella solitudine sicuramente, quindi questo gesto arriva anche come appunto esempio che speriamo sia seguito anche da qualcun altro. Sì, speriamo che la solitudine di tante situazioni difficili, insomma, a volte porta a delle conseguenze, a dei gesti estremi. Sarebbe bello, ecco, che ci fosse un pochino più di solidarietà, un pochino più di vicinanza in quello che si può, logicamente, a volte anche piccoli gesti, però tutto secondo me può fare la differenza.